Oggi desideriamo visitare Veglio, che è una piccola frazione di Montecrestese. Una delle possibilità per raggiungere la frazione di Veglio è quella di salire a piedi da una mulattiera che parte dalla splendida località di Pontemaglio nel comune di Crevola d'Ossola, situato all'imbocco della Val Antigorio, godendosi così un ampio panorama sulla valle. È possibile anche raggiungere Veglio partendo da Pontetto, che è la via che abbiamo scelto noi per conoscere anche altre frazioni di Montecrestese. Iniziamo a salire dal centro di Pontetto, dove si trova un vecchio forno per il pane, una graziosa cappelletta e un lavatoio, per raggiungere la frazione di Roldo. Roldo è un antico borgo dove si ripetono le caratteristiche delle strutture architettoniche che troviamo spesso nelle numerose frazioni di Montecrestese. Dell'antichità di questa frazione testimone il tempietto lepontico molto antico. Parte del vecchio paese è stato abbandonato, alcune case sono in rovina, tuttavia la frazione è sempre stata abitata grazie alla sua bella posizione soleggiata e di facile accesso stradale. Dalla frazione di Roldo ora saliamo per raggiungere la frazione di Chiesa. La frazione di Chiesa è il nucleo centrale tra le numerose frazioni di Montecrestese. Qui sorge la principale chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta del XVI e XVII secolo. Staccato dalla chiesa, su una sporgenza rocciosa si erge verso il cielo con la sua guglia aguzza il campanile, con il chiaro intento di servire da richiamo visivo e sonoro per tutta la comunità. L'oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano del XVII secolo fu costruito per adempiere ad un voto fatto dalla comunità in occasione della peste del 1629. Con i suoi 67,5 metri è il secondo campanile per altezza in Ossola. Accanto al campanile due cappellette, la cappella del 1700 con l'immagine della Beata Vergine e la cappella del Santissimo Sacramento un po' più in basso. Ora visitiamo la frazione di Lomese e di Chezzo. La parte vecchia della frazione di Lomese è composta da un nucleo di case abbandonate e di un piccolo castello diroccato disposto intorno ad un cortile. Si tratta di robuste costruzioni in pietra locale ormai ridotte in rovine. Sulla facciata di un'ampia casa restaurata si trova un bel affresco di un ignoto autore, rappresentante la Madonna del Rosario con il bambino in piedi sulle ginocchia e dai lati San Giuseppe e Sant'Antonio. Chezzo è posto sull'orlo roccioso che limita a nord la vasta conca lomese.
antico paese composto da robuste case in buona parte diroccate o abbandonate. Un bellissimo affresco su una parete sotto un porticato dove il tempo sembra essersi fermato. L'uso delle scale in pietra per salire ai piani superiori dà a questa frazione una interessante fisionomia architettonica. Qui si trovano ancora alcuni affreschi dipinti sulle pareti delle case. Ora saliamo verso la frazione di Veglio che raggiungiamo percorrendo questa tortuosa strada sterrata. Dove finisce la strada si trova questa radura e subito dopo questa cappelletta eccoci arrivati all'oratorio di Veglio dedicato a San Marco. La facciata dell'oratorio presenta una nicchia rettangolare con un dipinto e un'apertura semicircolare sopra il portale. Gli arredi interni purtroppo hanno subito furti e danni. Per raggiungere il paese si attraversa un ponticello ad arco con a fianco una fontana lavatoio coperta da un robusto tetto in piombo. Veglio è una piccola frazione nel comune di Montecrestese. Da molti anni è stato abbandonato dai suoi abitanti. Solo ultimamente si assiste ad una modesta ripresa insediativa grazie ad un gruppo di giovani volontari intraprendenti. Alcuni edifici sono ancora funzionanti, molti sono crollati e altri sono pericolanti, ma tuttavia hanno garantito che le loro peculiarità caratteristiche, storiche, architettoniche non venissero disperse. Tu che hai abitato da queste parti, cosa ci puoi raccontare di questo paese? Allora, il paesino di Veglio è stato spopolato intorno agli anni 60. Da quello che sono un po' i racconti della famiglia dei miei nonni materni che abitavano a Pontemaglio, mi dissero che ci fu un grande timore di una frana e che quindi il paese non fosse più in sicurezza e che anche un po' l'attrazione verso valle, dove c'era il tenimento da grande nascita delle industrie. Esatto, quindi non so se addirittura gli abitanti ebbero degli incentivi proprio per questo rischio. Quindi approfittavano dell'incentivo per andare via. Esatto. Perché non c'era una strada. E ecco che l'unico che perseverante non volle abbandonare la sua casa fu Miglio. Miglio, signore? Miglio di Veglio. Quindi lui rimase penso fino alla fine dei suoi giorni e che ho degli amici che piano piano stanno ristrutturando e quindi questa appunto frana con degli esperti geologi si è visto che non era reale, è stato forse uno spavento dei tempi ma non fondato scientificamente e quindi il paese è in sicurezza e man mano ecco quindi che sta diventando ancora abitato sì, da qualcuno. Esatto, ci sono appunto varie famiglie giovani. Io abito a Veglio da 7 anni, siamo in 6 fissi e stanno effettivamente arrivando parecchie persone in più, anche se sono più intenzionate a un luogo di vacanza che a un luogo di vita. Comunque appunto noi da 7 anni che siamo qui è fattibile, non è una cosa così sì, impossibile, complessa. Sulle facciate di alcune case si possono notare alcune pitture devozionali.
Le più antiche risalgono all'anno 1607 e si trovano nel cortiletto dove abitava la famiglia Senestraro. Al centro della frazione sorge una cappelletta dedicata alla Madonna delle Grazie. La campagna intorno al borgo di Veglio è particolarmente fertile, ricca di acqua e di terra organica che fa ben sperare per un buon recupero agropastorale. Poco lontano dal nucleo di case sorgono i resti del castello di Veglio, detto anche Castello dei Picchi, ormai ridotto a rovine. Edificato all'imbocco della Val Antigorio tra il 1200 e il 1300, era inserito in un complesso di difesa e controllo del territorio. La nostra visita a Veglio sta per terminare. Ora scendiamo verso Pontemaglio di Crevola d'Ossola, seguendo una mulattiera caratterizzata da tantissimi gradini in pietra. Passiamo dall'Angelo della Speranza per una pausa spirituale. E contempliamo la valle.